Adesso entriamo all'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica, qua in Moldavia. Oggi mi trovo a Chisinau, vi ho detto, che è questo palazzo che c'è qua, e vi faccio vedere cosa sta accadendo. Qua c'è il nostro laboratorio, noi andiamo dritti su per la clinica, e là vedete i ragazzi designer, Livio Racovizza con i suoi ragazzi che si occupano di design. Quindi qua il centro elaborazione dati, possiamo dire, dei denti. Qua c'è la clinica, ci sono i pazienti, giro la camera per la privacy, non inquadro i pazienti, e andiamo a vedere cosa stanno facendo i tecnici. Ricordatevi, quando venite in clinica, sempre di mettere qua le pattine. Qua abbiamo le ragazze che lavorano nell'ufficio, la nostra receptionist, dottori, ciao. La nostra Elena, ragazzi, vi ricordate di lei? Sta qua con noi di nuovo, è tornata. E come va? Buongiorno. Come va? Tutto oggi? Benissimo. È una torta lì, oggi è una festa, ragazzi. Qua. Oggi abbiamo da mangiare. Allora, qua ci sono i ragazzi, e vi faccio vedere qua i ragazzi che stanno lavorando. Livio Racovizza. Che state facendo? Wow. Giocano a PlayStation. Sono qua che giocano coi videogiochi. Questi sono i computer dove vengono inviati e trasmessi i dati. Quello che facciamo tutti i giorni qua all'Istituto di Bionica, andare a simulare i tessuti perduti nella bocca del paziente con il computer. E infine poi questi file vengono mandati ai robot sotto che producono. Guardate, Octave, quanto è veloce con il computer. Lì c'ha tra l'altro tutte queste tastiere speciali, guardate le keyboard che utilizza. Livio c'ha anche lui un dispositivo un po' speciale che serve per muovere i denti, e vanno rapidamente quindi a disegnare tutto il giorno quello che viene poi prodotto dai robot. Da questo lato c'è il laboratorio in pieno lavoro, c'è anche Tagirs Dumitru, la Mrs. Vika Garaba, guardate qua che nuovo colore di capelli che c'ha oggi la Vika, frumosa. Ciao, grazie. Lei si occupa, vedete, di fare l'anatomia, questa è una linea superior per esempio, e ora sta dando delle superfici un po' più iperrealistiche con degli strumenti manuali. E qua invece abbiamo il famoso, ormai, Tagirs Dumitru. Tutti dicono che sei altissimo confronto a me. Sì, è alto, è molto alto lui. Vieni in picciori. Vieni in pie... Guardate quanto è più alto di me Tagirs Dumitru. Cioè, dottor Palmas è alto... Qualcuno direbbe un cazzo, un barattolo. Però ci siamo. Però è vero, sono 1,65 m. Lui è alto più di 2 metri. Però guardate qua che cosa realizza il nostro Dumitru. Premium. Linea premium. Ha messo le gengive in composito. Questi sono denti Candulor. E il risultato finale sarà come questo. Bravo, complimenti. A te base sempre resistente. Questa è la base resistente. Questa è estetica. E quella è la parte estetica. Vedete, c'è la gengiva ora qua di base. Sopra deve apporre la gengiva che simulerà la parte estetica. Vedi la differenza, che là è già in alta definizione. Questa è la situazione di partenza. Parte e poi internale. La parte interna ha una struttura come questa, che dà resistenza ai singoli denti. Vacanza quando? Quando si fa vacanza? Dopo Pasqua. Dopo Pasqua, tra una settimana è Pasqua qua, e quindi fa un paio di giorni tutta l'equipe di ferie. Perché Pasqua, ricordatevi che qua si festeggia dopo, infatti l'1 o il 2, se non sbaglio, maggio, qua è Pasqua. Che dire, io vi faccio un saluto qua dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica in Moldavia, ci vediamo prossimamente.